Bentrovati in questo video, carissimi amici e amiche. L'argomento di oggi è il tradimento. Il tradimento è una promessa mancata, è una intrusione che la vita fa nella sicurezza del quotidiano, nella quale ci si può affidare all'ordine di tutte le cose e il passato garantisce per il futuro. Ma, come vedremo, il tradimento è anche l'irruzione in un altro livello della coscienza. Il tradimento ci viene proprio da quei rapporti dove la fiducia primaria è possibile. E noi possiamo essere veramente traditi solo quando ci fidiamo davvero, traditi da fratelli, amanti, mogli, amici e non da nemici o estranei. E più grandi sono l'amore, la lealtà, l'impegno, l'abbandono, l'abbandono amoroso, e maggiore è il tradimento. La fiducia ha in sé il germe del tradimento. Quando in una unione esiste la fiducia, il rischio del tradimento diviene una possibilità reale con cui vivere continuamente e quindi è parte della fiducia, così come il dubbio è parte della fede vivente. In realtà la fiducia primaria deve essere spezzata perché i rapporti evolvano e non è possibile crescere all'interno di essa. E sarà allora necessaria una crisi, una rottura caratterizzata dal tradimento, condizione talvolta essenziale per il percorso verso il mondo reale della coscienza e della responsabilità umana. Vivere e amare solo quando ci si può fidare, quando si è sicuri ed accolti, quando non si può essere abbandonati o feriti, quando ciò che è stato espresso in parole è impegnativo in eterno, significa essere al di fuori della vita reale. Se ci viene data assicurazione che ne usciremo intatti o addirittura arricchiti, che cosa abbiamo dato? Se saltiamo dove ci sono sempre braccia pronte ad accoglierci, il nostro non è un vero salto. Il rischio dell'ascesa non esiste più, non vi è alcuna differenza fra il secondo gradino, il settimo, il decimo o 10.000 metri più in su. Il tradimento è la nostra iniziazione alla vita, perché ci inizia alla natura di Dio, quel Dio infido che bisognerebbe continuamente lodare nelle preghiere, come paziente, leale, giusto, quando invece siamo stati traditi dall'inganno della vita creata da questo Dio. Cosa succede quando siamo traditi? Quali scelte facciamo? La prima è il meccanismo di difesa della negazione. Quando in un rapporto veniamo abbandonati, siamo tentati di negare il valore dell'altra persona, di vedere improvvisamente tutte le sue ombre, che nella situazione di fiducia primaria non esistevano. Questi lati negativi sono una compensazione di idealizzazioni precedenti. E la rozzezza di queste rivelazioni indica la grossolana incoscienza in cui prima si trovava l'anima. Così dobbiamo ammettere che, quando il rammarico per un tradimento è molto forte, in precedenza esisteva una situazione di fiducia primaria. Prima del tradimento, però, il rapporto escludeva l'aspetto anima. Dopo il tradimento, il rapporto è rifiutato dal risentimento dell'anima. Lo sbaglio è consistito nel dare per scontata la parte emotiva del rapporto, nella fiducia che tutto è a posto, che è sufficiente ciò che si fa, si dice e si ha in mente, che tutto va avanti da sé. Ma il mutamento improvviso da uno stato incosciente alla coscienza grezza è proprio di qualunque momento della verità ed anche piuttosto evidente. Perciò non è questo il pericolo principale. Più pericoloso è il cinismo, una delusione subita in amore, in un credo politico, in un gruppo, da parte di un marito, un fidanzato, un amante, un amico, il proprio analista, un superiore, un parente, porta spesso ad un mutamento nella persona tradita, la quale non solo nega il valore della relazione e della persona in causa, ma l'amore in genere diviene per essa inganno, la convinzione politica è per gli imbecilli, i gruppi sono trappole, le gerarchie sono il male assoluto, l'analisi è prostituzione e il lavaggio del cervello è impostura. Questa è la scorza per nascondere le cicatrici della fiducia tradita. Con i frantumi dell'idealismo si crea quindi una solida filosofia di cinismo. È triste incontrare questa forma di cinismo nei più giovani.
poiché non si è considerato con sufficiente attenzione il significato del tradimento e l'importanza che questi processi hanno nello sviluppo della vita affettiva, come se fossero un punto morto dal quale non può sorgere alcuna fenice. La persona tradita giura di non salire più così in alto sulla scala. E questo atteggiamento impedisce lo sviluppo verso il significato positivo del tradimento e forma un circolo vizioso. Il cinismo, quel ghigno contro la propria stella, è il vero tradimento dei propri ideali, il tradimento delle proprie ambizioni più alte. E quando queste si infrangono, si giunge al terzo stadio, che rappresenta il pericolo più grande, il tradimento di se stessi. Il tradimento di sé è forse ciò che ci preoccupa di più. Uno dei modi in cui ci si arriva è proprio la conseguenza dell'essere stati traditi. Nella situazione di fiducia, nell'abbraccio amoroso con un parente, con un amico, con l'analista, mettiamo allo scoperto qualcosa di noi che avevamo tenuto nascosto. Non l'avevo mai detto prima a nessuno. È il nostro pensiero. Può essere una confessione, una poesia, una lettera d'amore, una invenzione, un progetto fantasioso, un segreto, un sogno o una paura infantile che contiene quel che in noi c'è di più profondo. Con il tradimento, queste perle, delicate e sensibili, divengono solo sabbia, granelli di polvere. Scusate, carissimi, i rumori in sottofondo, ma qui c'è gente dappertutto, anche nei posti più isolati. È una strana esperienza trovarsi a tradire se stessi e rivolgersi contro le proprie esperienze, dando loro i valori negativi dell'ombra e agendo contro le proprie intenzioni e il proprio sistema di valori. Questa alienazione da noi stessi dopo il tradimento è però estremamente protettiva. Non vogliamo essere più colpiti e poiché la ferita è arrivata dall'aver rivelato come siamo fatti, evitiamo accuratamente di ricascarci. Così fuggiamo e tradiamo noi stessi, non vivendo la nostra condizione esistenziale. Ad esempio, una divorziata o un divorziato di mezza età senza nessuno da amare. O tradiamo il nostro sesso, la nostra sessualità. Ad esempio, diciamo, ne ho abbastanza degli uomini o delle donne, adesso li farò soffrire come loro hanno fatto soffrire me. O anche tradiamo il nostro modo di pensare. Ad esempio, il mio sentimento o intuizione o qualsiasi altra cosa abbia pensato prima era completamente sbagliato. Infatti, siamo stati traditi proprio nella fiducia che avevamo posta in questi fatti fondamentali della nostra natura. Così rifiutiamo di essere ciò che siamo, cominciamo ad ingannarci con scuse e pretesti. E il tradimento di sé diviene la definizione di Jung della nevrosi, cioè una sofferenza non autentica. Non si vive più la propria forma di sofferenza, ma si tradisce se stessi per mancanza di coraggio di essere. In tal modo tralasciamo la cosa essenziale che è richiesta all'io, essere ciò che si è, non importa quanto questo possa fare male. Oltre alla negazione, al cinismo e all'autotradimento, c'è però un'altra possibile soluzione, naturalmente negativa, un grande pericolo che chiameremo paranoide. Anche questo è un modo di proteggere se stessi da un nuovo tradimento, creare cioè un rapporto perfetto. Il motto è non mi devi abbandonare mai. L'inganno deve essere respinto con affermazioni di fiducia, dichiarazioni di fedeltà eterna, prove di devozione. Il tradimento deve essere escluso, ma se il tradimento coesiste con la fiducia, come seme contrario in essa sepolto, l'esigenza paranoide di un rapporto senza possibilità di tradimento non può basarsi sulla fiducia, ma è piuttosto una convenzione intesa a escludere il rischio. Come tale appartiene più al potere che all'amore. È un ripiegamento verso un rapporto logos rafforzato dalla parola, ma non sostenuto dall'amore. Una volta abbandonato l'Eden, è impossibile ristabilire la fiducia primaria.
Si sa ormai che le promesse sono valide solo fino a un certo punto e che la vita si prende cura delle promesse, adempiendole o rompendole. Dopo l'esperienza del tradimento, i nuovi rapporti devono prendere le mosse da un punto di vista completamente diverso. La distorsione paranoide delle relazioni umane è veramente grande. Quando un marito, un amante, un amico, un parente o il proprio analista tenta di soddisfare le esigenze di un rapporto paranoide, dando assicurazioni di lealtà ed escludendo di forza l'inganno, si allontana sicuramente dall'amore. Ma come si inserisce in queste dinamiche il perdono? Il perdono, come l'umiltà, è solo una parola per colui che non è stato umiliato o offeso fino in fondo. Chiunque può perdonare un insulto di poca importanza, un affronto personale. Ma se si è stati coinvolti in una situazione la cui essenza era la fiducia stessa, se la propria anima è stata messa a nudo e poi tradita profondamente, abbandonata ai suoi nemici esterni o inferiori, quei valori ombra descritti sopra, in cui le possibilità di un nuovo amore fiducioso sono state ferite da difese paranoidi, autotradimento e cinismo, allora il perdono diventa impossibile. Inoltre, il perdono è così difficile perché probabilmente ha bisogno di una certa partecipazione anche da parte dell'altro, cioè il traditore. Il perdono dell'uno richiede l'espiazione dell'altro. Espiazione significa portare la propria colpa e la propria sofferenza sino in fondo, per comprendere il male che si è fatto all'altro. Questa espiazione non servirà comunque, a tranquillizzare la coscienza e ad appianare la situazione. L'integrazione finale dell'esperienza deve portare invece alla riconciliazione non reciproca, ma di ciascuno di essi, traditore e tradito, con l'accaduto. Ciascuno di questi stadi di esperienza da me illustrati, infatti, rappresentano una fase dello sviluppo dell'anima. E questo è il tema principale di questo video. Spero lo abbiate gradito. Un saluto, un bacio dalla vostra Patti.